Morire di lavoro o per mancanza di lavoro, un tema nevralgico per tutta la nostra penisola, al di là dei localismi. Quindi siamo qui a margine dell'incontro pubblico con il sindaco Massaro per la presentazione del progetto ufficiale del laboratorio cittadino a Casa dei Beni Comuni. Chiediamo a Loris Campetti perché è urgente e appropriato e utile parlare nell'estremo nord-est di un accadimento che accade agli antipodi geografici della nostra penisola. Perché parla dello stesso problema che c'è in tutto questo paese, a nord-est come a sud-ovest, cioè parla di lavoro, di diritti del lavoro e di salute. Parla di ambiente e io credo che se c'è un posto dove questa questione è sensibile è questa qui. Il dramma, e questa è la ragione per cui io ho provato a fare questo lavoro, è che ormai passa come logica la contrapposizione fra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, come se di due diritti costituzionali fondamentali se ne potesse scegliere soltanto uno. Il problema è che il lavoro, senza il suo zainetto da montagna pieno di diritti, torna a essere schiavitù, torna a essere una maledizione. E in una situazione di crisi pesante come questa, che è una crisi oltre che economica, è diventata crisi sociale ed è crisi culturale, il rischio del ricatto continuo che in cambio del lavoro bisogna accettare di tutto e rinunciare a tutto, beh, il caso dell'IVA è quello più emblematico. L'IVA di Taranto è il più grande stabilimento siderurgico d'Europa, è il luogo dove si produce più acciaio e al tempo stesso più diossina di tutta Europa. Nei momenti in cui la produzione è al massimo, il 92% della diossina in Italia è prodotta da quello stabilimento. Contemporaneamente lì, in una città importante come Taranto, che è stata la capitale industriale del mezzogiorno italiano, l'unico luogo di lavoro, l'unica occupazione possibile è rimasta la siderurgia. Allora è possibile pensare a un lavoro e a una produzione industriale che al tempo stesso salvaguardi il territorio, salvaguardi l'ambiente, salvaguardi la salute di chi lavora? Questo l'esperienza in tutta Europa e in tutto il mondo ci dicono che è possibile, bisogna farlo anche lì. Bisogna fare delle scelte coraggiose, per esempio togliere dalle mani di Riva, che ha sempre usato nel peggiore dei modi il ricatto del lavoro. Bisogna toglierla, riprendersela, perché anche il lavoro, l'energia e persino l'acciaio sono dei beni comuni, sono un valore generale di questo paese che bisogna salvaguardare insieme alla dignità connessa al lavoro di chi produce l'acciaio. E in questo senso quindi la posta in gioco sembra essere lo statuto stesso dei beni comuni, lavoro garantito dalla Costituzione, patrimonio garantito dall'articolo 9, la Costituzione stessa, quale bene comune, il diritto alla salute, quale welfare universale. Certo. E la Costituzione prevede degli articoli che oggi sembrerebbero estremistici, perché prevede che in caso di beni essenziali per la comunità, lo Stato può requisire, togliere a un proprietario che ne ha fatto mal uso, togliere la proprietà, gestirla in proprio. Lì la cosa più importante da fare oggi è risanare, fare uno straordinario risanamento dell'ambiente e della produzione. Chi lo può fare questo? Quello che ha avvelenato tutta Italia come Riva? Io non lo credo. Quello che è riuscito a portare fuori in Italia qualcosa come 10 miliardi e mezzo di utili prodotti in quelle condizioni, cioè avvelenando i lavoratori e la popolazione, io credo di no. Credo che dovremmo riprenderci non solo l'IVA, ma anche i soldi che si è portato nelle Antille olandesi. E un'ultima considerazione su quella che qui in provincia, ma ormai in tutta Europa, chiamiamo dittatura delle banche. In prima, in
emblematico il caso ACC. C'è produzione, c'è richiesta di produzione, ma lo stabilimento non viene sbloccato perché le banche non garantiscono i fondi per risanare il bilancio industriale previsto per il 2014 e quindi anche le commesse sono bloccate e 600 lavoratori rischiano il posto. Certo, se consideri anche che dopo tutte le chiacchiere fatte sul fatto che lo Stato e le sue amministrazioni finalmente pagavano i fornitori, beh, risulta che a oggi il 6,5% dei debiti pubblici siano stati in qualche modo onorati. Questo significa mettere la piccola e media impresa in una realtà come questa, credo sia fondamentale, nelle condizioni di non poter più agire e di conseguenza scaricare sui lavoratori o sugli aspiranti lavoratori, cioè intere generazioni che stanno a spasso, le conseguenze di questa irresponsabilità. Grazie a Loris Campi.